Dopo due vittorie consecutive il Taranto impatta 0-0 lo Iacovone contro il Casarano, un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre per l'inseguimento al primo posto in classifica. Il Taranto che gioca con il 3-4-2-1-3-5-2 per il Casarano, due gli attaccanti ex di turno, da una parte Olcese, dall'altra Ciro Favetta, che prova a mettere in difficoltà la retroguardia ionica al secondo con un colpo di testa e al settimo con un tiro che finisce alto sulla traversa. Ci prova ancora Favetta su calcio di punizione al decimo, la conclusione è alta. Al dodicesimo Ferrara a sinistra per Marino, cross basso per D'Agostino che strozza la conclusione. Al diciottesimo ancora il Taranto, Genchi per Olcese, colpo di testa che però finisce sul fondo, probabilmente è la più grande occasione per il Taranto nel primo tempo, che fa tanto possesso palla ma rischia di subire il gol nell'unico minuto di recupero. Al 46esimo su azione di calcio d'angolo Morleo, colpo di testa per Palmisano, miracolo da parte di Esposito che devia in corner, si chiude così la prima frazione di gioco. Passiamo alla ripresa con Bitetto che cerca di cambiare la posizione di Mincica, ma è soltanto una situazione temporanea. Al settimo minuto ci prova Benvenga, tiro alto sopra la traversa, risponde il Casarano un minuto più tardi, cross di Palmisano, Foggia anticipato miracolosamente da parte dello stesso Benvenga che al decimo minuto ci prova nuovamente dalla distanza, pallone alto. Al 14esimo cross di Marino dalla sinistra, Genchi riesce ad arrivare alla conclusione ma il tiro viene parato. Al 16esimo riesce Ciro Favetta a farsi vedere nuovamente dalle parti di Esposito, bravissimo a deviare in corner il pallone. Passano 10 minuti e arriviamo al 26esimo minuto, Pelliccia in profondità per Occese, vince il duello con Matera, calcia, botta sicura, miracoloso il guantone di Tumi che devia in corner. Al 28esimo punizione di Genchi, tiro di D'Agostino dalla zona di destra, pallone però che viene parato centralmente. Ci prova ancora il Casarano con Versienti alla mezz'ora, ma il tiro è largo alla sinistra di Esposito. Ancora Genchi al 32esimo per il Taranto, però il tiro è troppo lento, la palla è alta di un paio di metri sopra la traversa. Al 42esimo Oggiano, da poco entrato in campo su calcio di punizione, riesce a servire in qualche modo Matute, crea difficoltà all'interno della retroguardia del Casarano che però riesce a spazzare il pallone. Al 47esimo minuto però un'altra occasione per il Casarano, Favetta in aria, vince un rimpallo ma tira poi centralmente, non servono 5 minuti di recupero a sbloccare la situazione. Taranto e Casarano pareggiano 0-0.